provvedere al trasferimento in tempi brevi dei lavoratori intercantieri del consorzio di bacino Salerno 2 a Salerno Pulita. Questa è la richiesta emersa dalla conferenza stampa convocata questa mattina presso la sede del consorzio di scavata Case Rosse dalle sigle sindacali. L'obiettivo è redistribuire, a partire dalla partecipata del comune di Salerno, i circa 60 lavoratori non ancora ricollocati dopo la messa in liquidazione del consorzio di bacino. La nostra lotta parte dalla comunicazione che abbiamo avuto dal nostro commissario liquidatore circa un'eventualità di cessazione della nostra vita in data 1 novembre. A quel punto ci siamo chiesti cosa andava fatto. È vero pure che con la modifica della legge regionale, che noi desideriamo ampiamente contestare, questa cosa ha dato vita ad un effetto domino. Sono stati stabilizzati lavoratori che avevano molto meno diritti di noi. Non questo per dire che noi dobbiamo lavorare e gli altri no. Il lavoro è un diritto sacrosanto, però ci sono delle priorità. Queste priorità sono state scavalcate. Noi siamo gli ultimi desperados, siamo una sessantina e ci ritroviamo qui e non sappiamo quale sarà la nostra collocazione. In tutto questo c'è il silenzio assordante dell'ente di ambito, che non si capisce se è un qualcosa di ectoplasmatico, ed il silenzio assordante della regione. Salerno Pulita non si tira fuori, dice che una dichiarazione dell'amministratore unico, che nel momento in cui gli altri comuni si caricheranno a loro volta la percentuale di lavoratore che gli tocca dettata dalla legge, Salerno Pulita farà ancora la sua parte. La vacanza purtroppo è nella legge, nel senso che non si costringe, non c'è un elemento coercitivo rispetto ai comuni per assumere quelli che gli toccano della quota rimanente degli intercantieri. Oggi viviamo l'emergenza perché in questa fase il commissario continuamente invia missive in cui dice che non c'è più sostenibilità. Una cosa nota, perché alla fin dei conti, quando c'è stato il passaggio di 90 unità da bacino a Salerno Pulita, si è tolta la fonte principale delle risorse, quindi il problema era noto a tutti e oggi siamo in forte ritardo e si sta scatenando un problema sociale che, come vedete, la guerra dei poveri, e non ha senso in virtù delle soluzioni che sono a portata di mano. Siamo stanchi di questa situazione, non è bello vedere questi lavoratori ormai da decenni costretti a subire le violenze della politica. Con una modifica alla legge, lavoratori che erano sicuramente assunti nel ciclo dei rifiuti oggi rischiano. Insomma, i lavoratori dei consorzi sono dal 93 che sono in questa situazione. Io non voglio fare più appello alle forze politiche di questa città, perché quando mi riguarda sono i diretti responsabili di quello che è successo.